Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Straordinaria gara con quattro finali alla Bocciofila Casenuove di Osimo, la seconda parte del servizio sul torneo regionale esordienti alla Bocciofila Morrovalle. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Sabato 18 gennaio con Carlo Giuliani ci siamo portati a Casenuove di Osimo per seguire il terzo trofeo Edil 3C, quattro gare regionali a gironi serali per le quattro categorie separate sino alla fine. Prima di parlare più dettagliatamente di questa bella gara impostata in questa maniera, vogliamo farvi vedere lo spettacolo di un tramonto pieno di nuvole che abbiamo ammirato scendendo da Osimo verso Casenuove. Sono quei momenti irripetibili per cui vale la pena scendere dall'auto e mettere in spalla la telecamera. Ma torniamo alla nostra gara un po' speciale organizzata dalla Bocciofila Casenuove che ha avuto apprezzamenti da tutti. Ma allora ci si chiede, perché non l'organizzano così anche altre società, visto che a livello nazionale c'è una direttiva per farlo in questo modo? Perché quattro finali vengono forse a costare di più? Ci hanno detto che non è vero. E allora? I giocatori di A hanno giocato con quelli di A, quelli di B con quelli di B e così via. Dal punto di vista agonistico e sportivo è senz'altro un fatto positivo e lo è anche per i giocatori, visto che le iscrizioni sono state numerose, soprattutto nella categoria D che di solito non partecipa molto. Questi i numeri: 86 giocatori nella categoria A, 131 nella B, 128 nella C e 86 nella D per un totale di 433 giocatori. Insomma, tutto positivo e anche la chiusura della manifestazione, pur con quattro finali e con soli due campi impegnati, non è stata d'ora tarda. Alle 20 e poco più era tutto finito. Ascoltiamo il presidente della Bocciofila Casenuove, Alvaro Caponi, che ha avuto o accettato questa bella idea. Noi abbiamo accettato perché pensavamo che era una cosa migliore. Ci avevo l'idea anch'io, mi piace anche a me, però me l'hanno proposto e l'abbiamo fatta. Andava tutto bene? Tutto bene, guarda, è riuscito abbastanza bene, tutti sono soddisfatti, speriamo che lo faccia anche gli altri. Bravo, poi voi con due campi si pensava che finisse tardi, invece no. No, è riuscita bene, è proceduto tutto bene, benissimo. Anche così si può fare, è meglio. Un grazie alla fine a chi? A parte l'idea dei un quattro... Grazie a tutti i partecipanti, un grazie ai sponsor, un grazie a chi ci ha aiutato. Ho visto che ce l'avete tanti sponsor. Abbastanza. Tanti amici. Tanti amici. Amici sponsor, tanti, li vedremo tutti insieme al momento della cerimonia delle premiazioni. E Roberto Seghetta, San Giustesi, a condurre nettamente la semifinale di categoria A su Marco Bedini, Bocciofila dei Colli. E c'è già una finalissima in campo e quella di categoria D fra Elio Solfanelli Iesina e Arnaldo Marilungo Montegranaro. 3-2 per Elio Solfanelli, ora vediamo. Marilungo, la bocciata colpisce quel tanto che basta per conquistare un punto.
tre pari. E vediamo, si chiude questa semifinale con la vittoria di Roberto Seghet su Marco Bedini, bocciofila dei Colli, 10-3. E Robertino sempre indaffarato. E Celio Solfanelli ora condurre per 6-3. 6-3 su Arnaldo Marilungo. E sono scesi in campo per l'altra semifinale di categoria A Giuseppe Carastella Barcardelli e Giuliano Roccheggiani Iesina. E ci sono molti tifosi di Iesi qui a Casenuove, mentre vediamo nella finalissima di categoria D un 5-6. Ora c'è Marilungo che è arrivato a condurre per 8-6, può chiudere la partita, ma sbaglia la bocciata, 8-7. Molto equilibrata quindi questa finalissima di categoria D, che però vediamo, si potrebbe chiudere qui. Solfanelli non ha preso il punto, deve inserire il secondo punto per chiudere questa partita. Arnaldo Marilungo, Montegranaro, non lo fa con questa boccia alla costa. Ora vediamo, va al tiro sul secondo punto, colpisce pulito e vince. Salti di gioia per Arnaldo Marilungo, Montegranaro. Oh, ma da quanto tempo è che non vincevi più una gara? È una vita, perché non l'ho mai vinto. Era la prima vittoria? Questa è la prima vittoria, qualche no, secondo, davvero? Terzo, sì, ma vittoria, la prima vittoria. Apposta tutto quel salto? Sì, no, è la prima volta. Bravo, bravo. Ma allora ti è piaciuta questa, diciamo, questo modo di fare le gare? Tu A con la A, B con la B, C con la C? Certo, così dà la possibilità a tutti di esprimersi, se no rimane alla fine, rimane chiusi, non vince mai, per quello che io non ho vinto mai. Perché è giusto giocare con la propria categoria? Tu giochi con la tua categoria, puoi vincere, altrimenti quando arrivi, magari prima specialmente si giocava con, addirittura ti trovavi la A. Io giocavo quando c'era la A in finale, te quando vincevi con la A non è possibile. A chi la dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico a mia moglie, che è paziente, praticamente, che invece di abballare. Ti aspetta. E anche tante autorità presenti del comune, della regione, del CONI, delle bocce. Ne ascoltiamo alcune al momento dell'intervento pubblico alla chiusura della manifestazione. Avere poi tanti atleti come quelli che ci sono venuti questa competizione, sia anche il riconoscimento da parte della regione, da parte anche del territorio, del lavoro che viene svolto a tutti coloro che fanno parte di questa bocciofila, e quindi un ringraziamento viene esteso anche a loro, al Presidente, a tutti coloro che hanno collaborato e lavorato perché si potesse realizzare. Grazie, ma io devo solo confermare le parole di apprezzamento dell'assessore allo sport e complimentarmi come al solito con la bocciofila di Casanova perché riesce a portare avanti questa bella manifestazione. Le bocce sono uno sport bello perché ogni manifestazione assomiglia non tanto, lo è, ma non assomiglia tanto ad una gara sportiva quanto ad una festa tra amici, perché in ogni dove, quando ci sono tornei, le finali, ecco, ci si ritrova sempre in tanti amici anche di altre, della federazione e di altri circoli, che vengono e partecipano all'evento che un'altra società ha organizzato. Questo spirito è veramente bello ed è veramente sportivo. Grazie. Per ringraziare la società Casenuove di La Bocciofila proprio per lo spirito con la quale ha intrapreso tanti anni fa l'attività dello sport delle bocce, poi l'attività agonistica relativa allo stesso sport, e ha proseguito ininterrottamente in tutti questi anni dando un esempio veramente di quello che è la filosofia sportiva unita alla solidarietà. Grazie di aver invitato e porto il saluto a tutti voi. Grazie. Però fa piacere sentire le parole
cuore di questa società, che poi è quello che viene fatto nel mondo dello sport giorno dopo giorno, quello di fare sport, fare agonismo, ma fare anche tanta socializzazione. Per fare questo, lo dico a tutti quelli che sono qui, oramai è riconosciuto che lo sport è capace di fare queste cose, solo che per fare queste cose occorre ogni tanto anche un po' di benzina. Qui non abbiamo fatto una gara, ne abbiamo fatte quattro. Qui ha giocato finalmente la categoria D da sola, la C da sola, la B da sola e la da sola. La finale non abbiamo visto A contro B, C contro D, abbiamo visto la A giocare con la A, la B con la B, la C con la C, la B con la D. Io è questo che sto predicando ormai da qualche anno, che finalmente ho trovato in persone come Fabrizio Casarola, come Capone, Alvaro, che hanno accettato questi invito e hanno fatto una gara veramente come l'ho fatta, cioè con lo sport che viene premiato a tutti gli effetti. Un doppio ringraziamento che faccio a questa società, perché veramente cominciamo a parlare di sport. E siamo alla finale di categoria B con Gianluca Conigli, Borgo Catena, e Francesco Girotti, Castelfidardo. E Gianluca Conigli che sta conducendo in questo momento per 7-2. È iniziata anche la finale di categoria C con Gianluca Giulietti, Sera dei Conti, e Cesarino Marinelli, Jesina. Vediamo l'accosto di Francesco Girotti che recupera. Siamo sul 7-5 e c'è Robertino che ci fa vedere il nuovo calendario rovesciato. E noi rovesciamo anche lui. Si è riequilibrato il punteggio fra Conigli e Girotti, 7-6. Ora vediamo cosa succede. Girotti a fondo campo. Annulla sulla gomma di fondo, vediamo ultima boccia all'accosto di Girotti, un disastro, lascia la partita a Gianluca Conigli, Borgo Catena. Complimenti per questa vittoria, ti piace questo sistema di giocare categoria con la stessa categoria? Sì, come no, è un sistema ottimo, sì, come no, sì. Tu sei stato bravo. Abbastanza, bravo e fortunato, e ci vuole tutte e due, no? Sì, come no. Chi la dedichi questa vittoria? Alla società e alla famiglia. E queste sono le ultime due finalissime di categoria C e di categoria A. Nella C abbiamo Gianluca Giulietti, Sera dei Conti, Cesarino Marinelli, Jesina. Nella A, Giuseppe Chiarastella, Barcardelli, Roberto Seghetta, San Giustese. La bocciata di Giulietti e quella di Chiarastella, che vediamo con l'ultima boccia recupera i 3 o 4 punti che aveva il suo avversario a fondo campo, un punto per lui ed è l'1-1. Torniamo sulla categoria C. La bocciata di Marinelli, ultima boccia alla costa, è un solo punto per lui, dal 3-1 ai 4-1, c'è chi resta e chi se ne va. E torniamo alle nostre bocce, alle nostre due finalissime. Vediamo Roberto Seghetta, fondo campo. Cioè vediamo, per modo di dire, perché si vede poco, comunque il 3-1 per Roberto Seghetta, che ora sbaglia la bocciata, ci riprova, altro errore, mentre vediamo l'accosto di Giulietti, ha inserito il secondo punto. Anche Chiarastella va all'accosto e Giulietti ha inserito il terzo. Chiarastella ha palleggiato e anche Giulietti, 4-4 e 3-3. Ora siamo sul 4-3 e 5-4. Giulietti si porta sul 7-4.
Roberto Seghetta, vediamo, pareggia 4-4. Giulietti, bella bocciata. Chiara Stella, colpisce di volo. Cesarino Marinelli prende un bel punto e ora Giulietti va al tiro sotto mano. E sbaglia, porta via la propria voce. Ora va al tiro sul pallino, lo colpisce e vediamo, a fondo campo gli va molto bene, 3 punti presi. Cesarino Marinelli alla bocciata sul bersaglio, colpisce il pallino, lo porta dalla parte sbagliata e lascia i 3 punti alla vittoria. Gianluca Giulietti, Sera dei Conti. Complimenti per la bella vittoria. Grazie. Hai giocato bene, no? Benissimo. A chi dedichi questa vittoria? La dedico alla società e alla mia famiglia. E ora tutti in attesa che si chiuda la finalissima di categoria A. C'è rimasta solo quella. Chiara Stella, bel centro. Seghetta non prende il punto, ci riprova, se ne va la sua boccia, ora va al tiro sul pallino, lo sbaglia Seghetta. Chiara Stella sbaglia la bocciata sul secondo punto per allargare un po' il gioco e soltanto un punto per Chiara Stella, dal 6-4 al 7-4. Non è proprio un gran bel gioco, nemmeno in questa finale di categoria A. Comunque, andiamo a vedere cosa succede. 2 errori all'accosto di Seghetta, 2 bocce cortissime. Ora ha preso il punto. Chiara Stella, sbagliato. Ha tirato il pallino, ancora un altro errore. Ultima boccia per Chiara Stella, sbaglia anche questa e lascia 4 punti regalati proprio a Roberto Seghetta, che sicuramente non se li aspettava. È passato con 2 per 8 a 7. Vediamo. Roberto Seghetta all'accosto. Punto preso. Chiara Stella la bocciata. Colpisce. Vediamo a fondo campo. Le bocce sono tutte sulla gomma di fondo, più o meno. Seghetta non può fare che accostare. C'è spazio. Conquista un punto e si porta sul 9 a 7. Roberto Seghetta al tiro sulla boccia corta per far gioco a fondo campo, il pallino è laggiù, prende un buon punto. Chiara Stella colpisce e resta il punto dell'avversario. Ora Giuseppe, Chiara Stella viene all'accosto, ottimo il suo accosto, la bocciata rallentata sotto sponda di Seghetta che però non colpisce, va a tirare la boccia laterale che gli fa, poteva fargli gioco. Resta il punto per Giuseppe Chiara Stella. 7-8 a terra. È andata bene quella lisciata sulla boccia corta. Sono 2 punti, 9 a 9. E la partita dovrebbe finire in questa tornata. Vediamo fondo campo. Chiara Stella ha preso il punto. Roberto Seghetta. È corta la sua boccia e il punto di Chiara Stella, che fa Seghetta, va a tirare la boccia corta e gli fa gioco, prende un punto ma non buonissimo. Chiara Stella con 2 bocce ce la può fare e gli basta soltanto questa. 9-1-10, vince Giuseppe Chiara Stella. Barcardelli Ancona. Vado a metà partita, perfetti tutti e due, dopo purtroppo c'è stato un po' di... 4 punti regalati. Sì, un po' di stanchezza, ho rischiato di fare un tiraccio, però comunque è andata bene, importante aver vinto. Bravo, bravo, a chi la dedica? La dedica a due. Una alla società Barcardelli, che è la mia nuova società, e una la mia signora che è in dolce attesa. Auguri. Grazie mille. Thank you.
di quelli che pagano. Purtroppo, se non c'è loro, non siamo avanti. Cosiddetti sponsor. Cosiddetti sponsor. Dieci secondi di pubblicità, poi la seconda parte del torneo regionale esordienti a squadre alla Bocciofila Morrovalle. Restate con noi. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Nella rubrica della scorsa settimana vi abbiamo parlato della gara femminile e di quelle giovanili che si sono svolte alla Bocciofila Morrovalle. Vi abbiamo detto di non aver potuto riprendere la gara femminile, quelle dei ragazzi allievi che sono state disputate nel pomeriggio in quanto impegnati nelle riprese della gara nazionale di Ancona. E ora completiamo il servizio sul torneo esordienti a squadre che si è svolto il mattino, organizzato per la prima volta dalla Bocciofila Morrovalle, ribadendone la positività di questa scelta. Come abbiamo già detto, molti sono stati giovanissimi che vi hanno partecipato e la cosa più importante, come ci hanno detto in diversi, è che si sono divertiti. L'importante è divertirsi. Sono soddisfattissimo di questa organizzazione perché quando si fa qualcosa per i giovani è sempre una bella cosa. Quindi sono anche in tanti? E poi sono tanti, esatto. Sono parecchi, sono venuti anche dalla Repubblica di San Marino, mi sembra. Dall'estero, insomma. Dall'estero, esatto. Dall'estero. Però io volevo dire, si fa queste cose finché abbiamo tutta la gente che ci sostiene. C'è sempre a ringraziarli, questi sponsor che ci dà una mano, che senza di loro non è bravo né il presidente né il vicepresidente né la società. C'è il merito soltanto degli sponsor. Ciao. Hai giocato? Hai giocato? Sì. Dove sei andata meglio? Sono andata meglio a Boccià. Sì, perché no, mi sono fatta male là, però sono andata meglio a Boccià. L'anno c'è tanta crisi. C'è tanta? Crisi. Tanta? Crisi. Di bocce no? Anche di bocce. Anche di bocce. Lei è pessimista. Sì, tanto. Guardiamo al futuro. Speriamo, infatti stiamo vedendo qua. Quanti giovani oggi? Tanti. Come ti chiami? Rispondi. No. Che Bocciofila giochi? Non lo sai. Collentina. Come va? Io abbastanza bene. Poteva andare meglio perché ho perso. Il mio rammarico è che le società che fanno dei grossi sacrifici per fare il campionato, l'alto livello, non facciano altrettanti sacrifici per creare settori giovanili. È troppo facile dire i giovani non vengono, ma quelle società che hanno intenzione di fare qualcosa per i giovani riescono a ottenere dei risultati. Anche oggi in questa manifestazione qui a Morrovalle sta dimostrando che ci sono tanti giovanissimi e quindi è merito delle società. Io fo un appello a tutti i dirigenti della società, curate più il settore giovanile. Buongiorno, oggi? Bene. Sei andata bene dove? Nella bocciata? Sì. Buon accosto? No. Bocciata? Sì. Sappiamo che ti piace la bocciata, che non poteva mancare qui a Morrovalle. No, quando ci sono i ragazzi è impossibile mancare, veramente. Oggi è una bella giornata, vedendo tutti questi ragazzi e partecipare a questa manifestazione qui a Morrovalle è una cosa straordinaria. Sono rimasto stupefatto stamattina perché ho visto diversi tornei esordienti e non ho visto tutta questa gente, veramente. Mi fa molto piacere e questo è il nostro futuro delle bocce. C'è un incremento, ho visto oggi Società Nuove che fa il settore giovanile e mi fa molto piacere, veramente, veramente, grazie di essere in questo mondo delle voci. San Marino, che lingua parlate voi a San Marino? Romagnolo. Scherzo, italiana. Italiano, perfetto. Allora, chi è il vostro allenatore, come si chiama? Giami Giorgio. Ah, è bravo? Sì. Avete imparato che cosa? Abbiamo imparato molte cose per lui perché la cosa migliore è insegnare, per lui non vuol dire colpire e vincere la coppa, ma vuol dire divertirsi.
Ma tu sei, parli come un libro stampato. A scuola sei bravissima. Sì, più o meno, ho dei bei voti. Tu ti chiami? Matteo. Alessia. Aris. Oggi per la prima volta siamo usciti con gli esordienti, sono 7-8 mesi che li alleno e ti posso dire che qualcuno stanotte per la prima uscita non ha dormito dall'emozione, quindi mi sembra di tornare ai miei tempi che quando partivo ero sempre emozionato per la gara. Ma lo conosci questo signore? Questo è un grande senigalliese, famoso nel mondo delle bocce. Vero, famoso. Come no? Famosissimo. Settimio Lucchetti. Tanto. Anche perché adesso ha un nipote perché è molto bravo. Un nipote promettente come era anche il figlio, dopo il figlio si è perso un po', però adesso vediamo se il nipote promette meglio. Anche il babbo sta rientrando. Bene, bene, bene. Salve, come va? Bene, bene, anche... Da Spello? Sì. Perugia? Sì, sì. Quanti siete? Tre. Pochi ma buoni? Beh, sì. Come un bel? Sì, sì. Però fate una scuola bocce dove siete di più di tre? Sì, sì, sì. Siete stati anche a Lucrezia, vero? Sì. Bene, oggi com'è andata? Beh, sì, abbastanza. Bene. L'importante è che vi siete divertiti. Sì, tanto. Sì. Tanto. Molto. Tanto. Allora, tu ti chiami? Riccardo. Laura. Giordano. Come ti piace la bocciata? Menare di volo. Menare di volo? Sì. Raffano? Poco. Ci prendi almeno? Sì. Hai imparato qualcosa, eh? Sì. Da chi hai imparato? Da nonno. Non è tanto bravo nonno. Infatti. Abbiamo fatto una gara in tre, diciamo, perché abbiamo messo nel femminile e gli allievi e i ragazzi che fanno la gara normale, e poi abbiamo previsto quest'anno fare il torneo dei esordienti anziché la solita gara. Questo tutto in una giornata? Tutto in una giornata, sì. Questa mattina finiscono gli esordienti, poi dopo pranzo ci sono 9 gironi delle femminile, 5 allievi e 5 ragazzi. No, io volevo farti i complimenti, tu hai detto quest'anno abbiamo fatto la gara esordienti a squadre, ma giustamente credo che sia la soluzione migliore questa per i giovanissimi. Sì, sicuramente la migliore perché dà la possibilità a tutti i ragazzi di partecipare, perché se noi avessimo fatto una gara individuale avrebbe partecipato magari soltanto quei più bravi, invece in questo modo qui a squadre partecipano tutti. Io so che San Marino è la prima volta che fa questo torneo. Si divertono di più. Sì, i ragazzi si divertono, poi non c'è nemmeno tanta competitività, voglio dire, è importante questo qui. Beh, vincono, ragazzi, vincono tutti. Vincono, sì, alla fine vincono tutti, perché c'è il premio per tutti, non c'è differenza dei premi. Credo che sia la soluzione migliore questa. Io invito tutte le società della provincia di Macerata, ma anche quelle di altri comitati, di puntare più sui giovani, perché tanto il futuro delle bocce bisogna partire dai giovani, perché... noi che ci avviciniamo a una certa età dobbiamo naturalmente lasciare il posto ai giovani, però i giovani ci devono essere. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.